un anno fa prendeva il via la sperimentazione della cosiddetta assistenza alla movida, ovvero quel progetto che, partendo dai commercianti con la collaborazione del comune di Pavia, mirava a migliorare la situazione della movida serale nei giorni di mercoledì, venerdì e sabato tramite l'utilizzo di un servizio di sicurezza sussidiaria con vigilantes a scopo preventivo. Un anno dopo, i buoni risultati ottenuti sono stati presentati in conferenza stampa con il servizio, che riprenderà a pieno regime anche per questo autunno. Siamo con Francesco Aquino, di comandante di L Security, che fisicamente e concretamente ha svolto questo servizio a contatto con i cittadini nella movida il mercoledì, il venerdì e il sabato sera. Com'è andata? È andata benissimo. Comunque, nel primo mese e mezzo che abbiamo espletato il servizio di vigilanza per la movida di Pavia, sentendo gli esercenti e comunque la parte comunale, è andata molto bene. Io sono degli uomini molto addestrati, voglio dire, a fare questo tipo di servizio, sperando di migliorarlo nei prossimi giorni, che da stasera inizierà e facciamo mercoledì, venerdì e sabato. Sindaco Alessandro Cattaneo, sicurezza sussidiaria, assistenza alla Movida, un progetto partito un anno fa, oggi si presenta un breve bilancio. L'anno scorso la parola movida rischiava di diventare sempre più accomunata a episodi di violenza e di una indiscriminata presenza di persone anche violente nelle serate di Pavia. Abbiamo operato in maniera mirata, in maniera decisa, senza esitazioni, nemmeno però senza demagogia e populismo, e oggi raccogliamo i risultati di questo impegno. La vigilanza privata al fianco delle forze dell'ordine ha funzionato e funziona. Devo ringraziare il tavolo della prefettura da cui è nato tutto questo, gli esercenti che ci hanno creduto dal primo momento, e soprattutto oggi possiamo quindi essere contenti perché a Pavia le serate sono affollate di persone, e questo è un bene per tutti, per la nostra città, e anche più ordinata. Le statistiche dicono che abbiamo un crollo di violenze, di episodi, di delinquenza dell'80%. Dobbiamo proseguire, vogliamo arrivare all'abbattimento totale, ma certo è importante mostrare anche questi risultati per prendere fiducia e per dare il senso di un grande impegno che c'è stato e che proseguirà. Assessore alla sicurezza Marco Galandra, il tema della movida è spesso un tema caldo, questo progetto di assistenza alla movida parte dall'obiettivo della prevenzione. Certamente, perché come polizia locale noi prestiamo la massima attenzione alla sicurezza in città e siamo convinti, anzi, che la prevenzione sia un elemento fondamentale poi per arrivare ad avere una vera sicurezza per i cittadini. Questa iniziativa delle guardie giurate che nelle serate della movida si muovono e controllano che certe situazioni non degenerino e non si trasformino veramente in fenomeni di inciviltà e di violenza, ecco, questo tipo di iniziativa io credo che vada perfettamente nella direzione che noi ci siamo proposti. La dimostrazione è che rispetto all'anno scorso la situazione della movida pavese, pur restando la città viva e vivace durante le ore notturne, è nettamente migliorata.